Passiamo alle interrogazioni. Allora, interrogazione numero 14, presentata il 9 aprile dal consigliere Matronova. Prego, consigliere Matronova. Sì. Ok, funziona. Signor Presidente, questa interrogazione io l'ho presentata il 22 maggio, forse pure qualche giorno prima. 9 aprile. Già andiamo in ferie. No, quello che le chiedevo, Presidente, che non mi è chiaro, io ho letto, prima abbiamo contestato il parere del Presidente, del Direttore, abbiamo contestato di qua e di là, però io voglio capire, ma se il nostro Segretario Generale ci dice che certe cose non si possono fare ma sono competenza soltanto della Giunta Comunale, parecchi... Non lo dice, vabbè, lo faremo di... chiedo di Presidente. Però, in poche parole, qualcuno prima diceva che c'era un danno erariale, questo è il danno erariale, usare degli incarichi esterni, usare degli incarichi esterni, fargli usare il materiale informatico del municipio, anche la stessa luce, anche lo stesso bagno, anche il bagno. È un danno erariale perché purtroppo chi ha questi incarichi, chi sta al quarto piano in questo momento, signor Presidente, non può usare assolutamente né gli strumenti del municipio, del comune di Roma, neanche del municipio, del comune di Roma, né tantomeno le utenze. E pertanto questo è il dubbio che mi è venuto, dico, ma come mai se si dice che gli incarichi non si possono dare, però il nostro Presidente continua a dare gli incarichi e neanche li ritira? Perché su 15 municipi quasi la maggioranza li ha ritirati e lei invece continua imperterrita nella sua linea dura? Perché poi vede qual è il risultato, Presidente. Lei fa la dura, giustamente, però dopo in aula succede quello che succede, signor Presidente. Quindi o lei ammorbidisce i suoi toni, o lei ammorbidisce il suo carattere, o lei giustamente, signor Presidente, io ripeto sempre, scende dalla sua torre di avorio e viene a parlare con noi poveri consiglieri eletti e ci viene a dire come sta la situazione, o altrimenti, signor Presidente, il risultato l'abbiamo visto pochi minuti fa, è soltanto l'inizio, perché signor Presidente, a lei non interessa nulla, giustamente, perché lei è arroccata sulla sua torre, però se noi andiamo a casa non ci decide niente, possiamo ricandidarci, se va a casa lei fa la fine del caro medici, deve andare, se candida in Europa, dove fa? Se candida in Europa, in Argentina, magari, signor Presidente, ma magari, io l'ho sempre detto, lei... Consigliere Matronova, l'interrogazione, grazie, per favore pubblico non può intervenire, mi dispiace. Consigliere Matronova, l'interrogazione ancora. Allora, voglio sapere... Per il municipio funziona, dai. Solamente che non no, dicendo io ho questo incarico datomi dalla Presidente, non è bello, signor Presidente, non è bello, perché prima abbiamo parlato delle competenze delle commissioni, che stiamo facendo un lavoro particolare, e però lei non si è avvalso dei consiglieri della collaborazione, dei consiglieri mi si è avvalso di collaborazioni esterne, incarichi, mi dica se è giusto, mi dica. Scusate, il pubblico, per favore, consiglieri, per favore. Sandro Medici, consiglieri, per favore, pubblico. Gruppe camellate. Per favore. Mi dispiace. Consigliere Madonna, per favore,
Per favore? Selvada. Chiude l'interrogazione. Ci abbiamo pure le cose a clacca. Chiude l'interrogazione, per favore. Ogni volta che si fa qualcosa sul presidente arrivano le truppe camellate. Ma è giusto, sono camellate, poche ma sono arrivate. Chiude l'interrogazione, grazie. Presidente. Grazie Presidente. Beh, la risposta è molto semplice, e sono incarichi, non sono deleghe, sono date dal Presidente e non firmate dal Direttore, dunque non hanno una valenza di carattere amministrativo, sono delle risorse che dei cittadini assolutamente competenti, e credo che in un periodo come questo la collaborazione di cittadini alla cosa pubblica non sia, cioè, meriterebbe da parte del nostro Consiglio solo ringraziamenti. E parallelamente ha sbagliato il consigliere, la stragrande maggioranza dei presidenti l'hanno dati e gli unici che l'hanno modificati o qualcuno ritirati erano quelli dati ai consiglieri eletti, che quello dal regolamento non si può fare e non lo può fare nemmeno il sindaco. E dunque io fino ad avviso contrario, e anche perché la portavoce dei presidenti non in questo trimestre ma nel precedente, la Presidente Alfonsi aveva affrontato il tema con il Segretario Generale, il quale appunto, capendo questa valenza soprattutto per i municipi accorpati, quanto può essere utile per noi oggi avere questo tipo di collaborazione, ha capito che, insomma, che non aveva nessuna rilevanza. Dopodiché, sinceramente, consigliere, visto che c'è una disponibilità volontaria da parte di un cittadino a collaborare con l'amministrazione, dire che consuma l'aria o che consuma il pavimento, sinceramente, non solo lascia il tempo che trova, ma ritengo che non merita nemmeno l'ascolto. Grazie. Consigliere Patrono, brevissima replica. Soddisfatto o non soddisfatto? No. Scusi, signor Presidente, ci sono delle associazioni di volontariato, quindi potrebbe andare a fare volontariato da un'altra parte. Non serve a noi una persona che accede agli atti anche riservati, perché sono anche riservati, e non solo, ripeto, usa materiale del Comune di Roma che non può farlo, non si può fare, è una persona esterna all'amministrazione. Questo è bene che lei gli entri nella sua mente, che lei può fare ciò che vuole, però qui io leggo la lettera B, con le modalità stabilite dalla legge, dai contratti collettivi, dai lavori e da deliberazione aggiunta capitolina. Che cosa vuol dire? Lei non ho capito se lei si sovrappone e diventa aggiunta capitolina. Allora voglio dire, perché lei ha richiamato questa lettera, lei ha richiamato l'articolo 26,13 lettera B, che recita: l'articolo 26, ad alto contenuto di professionalità nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da deliberazione della giunta regionale. Mi permetta, signor Presidente, alla prossima volta quando scrivete qualche cosa sugli incarichi, trovate l'articolo giusto. Intanto grazie. Non si può fare, signor Presidente. Grazie, consigliere. Passiamo all'interrogazione numero 20, presentata dai consiglieri Cercone e Matronola. Chi la illustra? Consigliere Matronola, prego. Parto. Il problema qual è, signor Presidente? Noi sappiamo che tutta Roma, è inutile che diciamo che è soltanto colpa del settimo municipio che ci sono i rifiuti per tutta Roma. Consigliere Madonna, posso interrompere un attimo? Certo, piove. Allora, sullo stesso tema c'è anche un'interrogazione presentata dai consiglieri Lozzi e Coia. Risponde insieme. Non so se fare un'unica discussione, così la Presidente risponde per tutte e due, perché mi sembra che la Certo. Il problema è lo stesso. Va bene? Prego, consigliere. Allora, volevo dire, non dico che la colpa è del settimo municipio, se stiamo vivendo un problema di degrado, di disagio, di pericolo di igiene pubblica. Io dico soltanto, signor Presidente, mi sarei aspettato, ma credo io,
come tutti quanti i consiglieri, che lei convocasse tutti quanti e spiegasse che cosa sta succedendo. Diceva sì, ma leggerlo dai giornali. No, io voglio sentire da lei quello che dice e quello che ha fatto quando viene da casa sua e attraversa la via Tuscolana e poi gira per arrivare qua. Se fa tutta la Tuscolana si accorgerà che la situazione di degrado, che la gente addirittura è costretta ad attraversare la strada perché i marciapiedi sono invasi dall'immondizia. Allora, signor Presidente, lei giustamente ha la competenza sull'AMA, ha detto che non ce l'ha, però sulla commissione c'è scritta, lei se l'è trattenuta, io non ci riesco più a capire niente con lei, Presidente, perché lei se canta e se suona, scusa, senza offesa, Però voglio dire, com'è possibile che anche se c'è una commissione che tratta in modo così generico l'AMA, lei non l'ha convocata dicendo signori miei, vediamo un attimo che cosa sta succedendo, cerchiamo di coinvolgere l'AMA, oppure ho coinvolto l'AMA, ho chiesto all'AMA di venire qui, di parlare, di risolvere il problema. Perché questo, signor Presidente, lei che ha la competenza sull'AMA, non ce lo dice? Perché lei vuol sapere tutto, pure se c'è stato un funerale che magari sta passando, vuol sapere di chi è quel funerale e invece lei non ci dice a noi quello che sta succedendo, perché si tiene tutti gli atti per conto suo, tutte le azioni che lei fa se le tiene, giustamente, ingiustamente, se le tiene nel suo cassetto. Grazie. Consigliera Rozzi. Allora, abbiamo capito che il problema sono i rifiuti che oramai non possono essere più addebitati a mancanza di personale, mancanza di mezzi, c'è sicuramente qualche cosa di più profondo dietro. E quindi noi chiediamo alla Presidente intanto di sapere le risposte che ha avuto dai responsabili dell'AMA, dopodiché credo che sia compito di questo Consiglio prendere in mano la situazione e fare un atto che solleciti il Comune, quindi chi ha sicuramente maggiori poteri di noi, a fare qualcosa che intervenga in maniera risolutiva. Perché credo che il problema dell'AMA non sia semplicemente l'AMA in se stesso, ma tutta la speculazione che c'è dietro ai rifiuti, tutta la mancanza di volontà da ogni punto di vista, da ogni parte politica, di realizzare in maniera seria una raccolta differenziata con il quale il Comune comincia a guadagnarci, e magari ci sta anche un intento nascosto di riaprire le discariche con l'avallo dei cittadini ormai stanchi di vedere accumuli di immondezza in giro. Quindi quello che chiediamo oggi è avere le risposte ufficiali dell'AMA e in seguito che nella Commissione competente sia trattata in maniera seria e che esca un atto di consiglio forte su questo tema. Grazie. Prego, Presidente. Sì, grazie. Allora, ricordo al consigliere Matronola, nel caso non se lo ricordi, che qualche consiglio fa avevo dato notizia di un incontro con il nuovo presidente dell'AMA e che poi sarebbe seguito un altro incontro di carattere più operativo. Questo secondo incontro c'è stato circa, mi sembra, 2 settimane fa più o meno, e più operativo proprio perché noi abbiamo fatto un lavoro di mappatura, nel vero senso del termine, e mappatura che ha raccolto non solo le segnalazioni che il municipio attraverso i propri uffici aveva, ma anche tutte le segnalazioni che, come voi potete immaginare, arrivano a me in presidenza. E questo ci ha permesso di individuare le zone più critiche del municipio, zone che sono state individuate nell'Extragra, cioè Morena, una parte di Tor Vergata e a Cinecittà, oltre che la zona intorno al cantiere della Metro C nell'ex nono municipio. E queste criticità hanno anche delle caratteristiche diverse. Nell'extragra, oltre alla mancata raccolta, c'è proprio una sorta di abbandono di copertoni, di rifiuti che non sono rifiuti organici e che dimostrano che si usa queste zone che sono limitrofe, guarda caso, con 2 comuni che invece la differenziata la fanno, e dimostra che ci sono delle realtà dei cittadini o anche delle attività, chiamiamole così, imprenditoriali o artigianali, che depositano i propri rifiuti in modo ovviamente non regolare.
Invece nella zona di Cinecittà, che è una zona molto più densamente popolata, il problema è proprio la quantità, la mancanza di cassonetti e la mancanza di raccolta e di spazzatura. Allora, questo incontro è stato un incontro interessante e proficuo perché il direttore, più il manager insomma, che ha portato con sé, hanno ipotizzato alcuni interventi, oltre che due richieste che sono di carattere più generale, che riguardano la sostituzione o comunque la restituzione dei cassonetti, laddove i cassonetti sono stati tolti per varie ragioni e mai rimessi, e la valutazione di come far fronte ai 90 operatori in meno che abbiamo nel settimo municipio. Così ci siamo lasciati e loro avrebbero fatto due valutazioni, una per quanto riguarda l'Extragra, cioè la zona di Morena, la possibilità di iniziare, perché era una delle richieste, la raccolta differenziata prima del 2015, che diventerà diciamo, il periodo nel quale il municipio farà parte, come altri municipi, della raccolta differenziata totale. E trovando anche delle modalità adeguate alla morfologia insomma, del territorio. Invece per quanto riguardava Cinecittà, si sarebbe valutata la possibilità, perché sembra che le risorse per questo capitolo c'erano, mettere i cassonetti a scomparsa, cioè quelli cosiddetti interrati. E parallelamente una serie di interventi e di riorganizzazioni che stanno ovviamente realizzando su tutto il territorio del Comune di Roma con del personale nel settimo municipio che possa assolvere le funzioni di controllo e di intervento più efficace. Allora, a tutto questo mi è stato risposto quanto segue. Gentile Presidente, a seguito dell'incontro svolto dal Presidente di AMA Daniele Fortini e il Direttore di Corporate Ingegnere Leopoldo D'Amico, lo scorso 10 giugno presso la Presidenza del Settimo Municipio, sono stati programmati impegni nonché effettuati interventi per quanto riguarda di competenza di AMA proprio in risposta alle istanze emerse nel corso del succitato incontro. È stato sensibilizzato il distretto di competenza territoriale affinché siano intensificati interventi di spazzamento manuale meccanizzato in via di San Giovanni Bosco, Piazza dei Consoli, via Illiria, via Flavio Stilicone, nonché presso il sottopasso Nannina, e da breve verranno riposizionati i cassonetti mancanti in via Anicio Gallo. Sono state avvisate le zone di prestare adeguata attenzione alla pulizia e diserbo dei marciapiedi che costeggiano ville e giardini, come ad esempio Villa Lazzaroni. La scrivente non potrà effettuare interventi nelle aree verdi delle vie e piazze indicate, nonché il ripristino del giardino Niccolò Blois vicino via Flavio Stilicone, poiché tali interventi non rientrano nelle competenze di AMA. Per quanto riguarda via Illiria, si sottolinea che il servizio reso attualmente, seppur continuamente monitorato, è condizionato dai lavori che si stanno effettuando nell'area. In merito alla situazione dell'area di Morena, che subisce lo scarico abusivo dei rifiuti dei cittadini del vicino comune di Ciampino, il Presidente Fortini ha proposto di avviare nell'immediato una progettazione per servire i 30.000 abitanti con il porta a porta mediante bidoncini, nonché la realizzazione di un centro di conferimento trasbordo, utilizzo delle compostiere domestiche, operazioni di controllo con l'ausilio della Polizia Locale di Roma Capitale per evitare il perpetrarsi del fenomeno della succitata immigrazione dei rifiuti. Operazione analoga si potrebbe avviare anche per un'area limitata a Osteria del Curato. Si rammenta infine che dopo opportuni e necessari lavori di restauro sta per essere riaperto il centro di raccolta Isola Ecologica di via Palmiro Togliatti, confermando la disponibilità di AMA ad assecondare le istanze del municipio da lei presieduto, si inviano cordiali saluti. Ora, è evidente che questa è una parte. Oggi.
Allora, la cosa importante è questa. Io credo che il dato saliente che i municipi tutti abbiamo richiesto è di poter far parte e avere un ruolo nei contratti di servizio che si stipulano con l'AMA, perché riteniamo che la grandezza dei municipi e la complessità della gestione della raccolta dei rifiuti e della spazzatura non abbia solo una spiegazione, immagino che tutti voi avrete letto i giornali, riguardo a quelle che sono in atto in questo momento, alcune cose si stanno risolvendo, sto parlando dei TMB, che però chiaramente dopo la chiusura di Malagrotta la soluzione non è stata per niente facile e tantomeno immediata. Ora, nella misura in cui si risolverà il problema della locazione finale dei rifiuti, si potrà affrontare anche l'altro tema della differenziata, perché questa permette anche una riduzione dei rifiuti che si vanno ad allocare. Dopodiché io credo e ritengo che questo tavolo aperto con l'AMA è un work in progress, nel senso che è evidente ciò che io ho rammentato al direttore Fortini, è evidente che un municipio come il nostro non può aspettare il 2015 per poter far parte dei municipi con la raccolta differenziata totale. È un municipio enorme, è un municipio complesso, un municipio di attraversamento con tante attività anche commerciali che non ce le dobbiamo nemmeno ricordare e scordare, e dunque credo che questa interlocuzione con l'AMA ci apra uno spazio e mi auguro che sia con dei risultati che tutti noi, e io questo non ho problemi, visto che la mia corrispondenza con cittadini, comitati, associazioni è quotidiana, e che il controllo del territorio lo realizzano loro e lo riportano alla Presidenza. Grazie. Consigliere Matronna, consigliere Lozzi, chi vuole? Prego, consigliere. Signor Presidente, io ho letto prima nell'intervento precedente che la commissione prima era costituita anche dall'AMA. Tutto quello che lei ha letto oggi, io penso che nessun consigliere qua dentro lo sapeva. Ma le dico un'altra cosa. Me l'hanno mandata oggi. E io le dico un'altra cosa, signor Presidente. La mia interrogazione risale al 22 maggio. L'interrogazione del Movimento 5 Stelle risale al 9 giugno. Cioè, a distanza di due mesi che noi ci abbiamo il settimo municipio che stracolma di immondizia, oggi quando arriviamo in consiglio lei ci prende qua e ci fa una lettura dei cazzonetti a scomparsa della raccolta differenziata di 30.000, di 20.000. Ma stiamo scherzando, Presidente? Lei non ci ha detto niente, lei ha parlato, ha letto quella lettera, ma non ha detto niente, non ha detto qual è il problema, anzi ha detto il Presidente dell'AMA, Fortini, non possiamo aspettare fino al 2015, ciò significa che noi ancora oggi non abbiamo risolto il problema, non sappiamo come risolvere il problema, e lei, signor Presidente, dal 22 maggio mi si presenta oggi 10 luglio, dopo... Ho fatto due riunioni, l'ho appena... No, lei la riunione la doveva fare, signor Presidente, perché nessuno lo sapeva, la riunione la doveva fare, signor Presidente, lei la riunione la doveva fare con la commissione competente. Ah, ma chi ce l'ha? Ce l'ha la prima commissione. E perché lei fa le riunioni e ce lo viene a dire oggi? Perché non gliene frega niente. Perché a lei, signor Presidente, non interessa nulla dei consiglieri. Non è soddisfatto. Come mi pare, signor Presidente? Dividiamo il tempo con la cosa. Non ho finito. Prego. Allora voglio dire, signor Presidente, non mi arrabbio, stia tranquillo, ho fatto l'ecocardiogramma, sto bene. Quello che le sto dicendo, signor Presidente, stia attenta, signora Presidente, posso portare i fiori a parecchia gente ancora. E allora è galanteria, certo. Come se va, un funerale senza fiori mi sembra assurdo. Allora voglio dire, signor Presidente, lei giustamente si è arrampicata sugli specchi, perché lei pensava oggi vado in consiglio, leggo la lettera e ho chiuso il discorso. No! Lei l'ha aperto, perché c'è la gente che sta soffrendo, c'è la gente che ha l'immondizia sotto casa, che gli arriva sul balcone. Signor Presidente, io mi sarei aspettato da lei, una richiesta di collaborazione con tutte le forze politiche.
anche perché lei fa le riunioni, fa in privato, giustamente, il presidente lo può fare, però con tutte le forze politiche di destra, di sinistra, di SEL, di centro, di quello che c'è con i radicali, dove dice ragazzi miei, abbiamo una situazione di emergenza particolare, cerchiamo di uscire fuori, cerchiamo di ascoltare, diamo delle proposte allo stesso presidente dell'AMA, allo stesso dirigente, allo stesso funzionario. Lei se ne ha fregata, ha pensato di risolvere il problema lei e di rispondere a un'interrogazione del presidente Matronova dicendo oggi mi hanno scritto, dopo due mesi che faccio l'interrogazione si presenta la lettera, ma io non l'avrei presentata la lettera, avrei detto signori e signori io non so niente, l'AMA è latitante e io non sono in grado di intervenire sull'AMA. Questa io l'avrei accettata come risposta, ma che lei oggi mi viene con una lettera dopo due mesi di interrogazione che poteva rispondere, convoca commissioni straordinarie, commissioni speciali, poteva fare quello che gli pare, mi viene la lettera, presidente. Ma mi consigliere Rosolla, grazie. Consigliere Rossi? Soddisfatto. Consigliere Rossi? Vai, il pubblico se cavola. Consigliere Rossi, prego. Allora, diciamo che la risposta che ha inviato l'AMA alla Presidente sembra un libro dei sogni, magari si realizzasse. La mia paura è che siccome non è solo il settimo municipio, non solo i quartieri che costeggiano e che confinano con zone che già fanno la differenziata hanno questo problema, ma la maggior parte, credo, dei municipi di Roma. Quindi credo che il problema dell'AMA è un problema molto più profondo, è un problema non risolvibile solamente localmente. Sì, noi possiamo chiedere più cassonetti, quelli a scomparsa, se ce li faranno mai, cominciare il porta a porta, ma se non spingiamo come municipio, come consiglio, in maniera seria affinché ci sia un progetto concreto da parte del Comune di Roma per una raccolta differenziata seria che porti a risultati utili nel più breve tempo possibile. Ci sono città grandi come Roma nel mondo dove ci sono palazzoni, dove ci sta di tutto e riescono a fare la differenziata guadagnandoci. Su Roma non ci si riesce perché ci sono interessi privati e mafie che gestiscono i rifiuti. Il problema non è l'aver chiuso Malagrotta, il problema è l'aver chiuso Malagrotta senza avere un progetto a priori che potesse sopperire alla chiusura di Malagrotta. Quindi io mi auguro che quello che ha scritto l'AMA la Presidente si realizzi nell'immediato, ma sollecito tutto il Consiglio del Settimo Municipio a preparare degli atti, a fare delle azioni di forza nei confronti del Comune di Roma per risolvere seriamente questo problema. Grazie consigliere Lozzi. Allora, interrogazione numero 27, consigliere Cerconi, prego. Buongiorno a tutti. L'interrogazione 27 che ho presentato, che ho ripresentato, riguarda il centro civico di Via Polia Via Mantea. Ovviamente presentarlo dopo la discussione su AMA, diciamo, è un po' è difficile perché AMA la ritengo una priorità. Questa doveva essere una situazione già risolta da molto tempo e che in realtà non sta andando avanti. Io nell'interrogazione chiedo sempre le stesse cose, chiedo a che punto siamo, se si è verificato l'utilizzo della struttura da parte delle associazioni, perché la Presidente la scorsa volta aveva dichiarato, se non ricordo male, che non era a conoscenza del fatto che delle associazioni già avevano preso il possesso della struttura. Ciò avviene regolarmente. Io mi sono permessa di andare a vedere se ciò che dicevo era effettivamente corrispondeva effettivamente a verità e quindi abbiamo chiesto la verifica dell'utilizzo della struttura, se la struttura viene utilizzata, quali misure di sicurezza sono state prese per non consentirne l'accesso e i tempi previsti per rendere agibile la struttura. Pare un problema di poco conto quello di Via Polia, però noi non dimentichiamoci che in un quartiere come quello di Statuario, in cui parliamo praticamente di un paese, il centro civico di Via Polia ha creato non pochi problemi, a maggior ragione che si sono verificati delle situazioni veramente gravi come l'ultimo incendio che c'è stato. Ora noi ovviamente abbiamo problemi che sembrano più grandi, ma non dobbiamo ricordarci di ciò che abbiamo lasciato in sospeso, perché abbiamo lasciato in sospeso situazioni non da un anno, ma da 4, 5, 6, 7 anni, cioè da molto molto tempo. Io l'ultima volta mi sono permessa di dire, forse la Presidente non c'era perché l'interrogazione era stata rinviata, che forse sarebbe il caso, come ha già ripetuto la consigliera Lozzi, di metterci veramente a tavolino e di trovare delle situazioni comuni
con l'aiuto di tutti quanti, per prendere prendere in considerazione dei grandi interventi che possono essere fatti su tutto il territorio. Secondo me questa è l'unica, anche vista la situazione che oggi si è manifestata in questo consiglio e che devo dire da chi è consigliere per la prima consigliatura è demotivante e deprimente, ve lo assicuro, perché non ci siamo occupati di quelli che erano i problemi del territorio, ma ci siamo occupati delle scaramucce che vuole fare un partito rispetto ad un altro, delle sfiduce. Sì, c'è quell'interrogazione ancora. Sì, sto semplicemente illustrando l'interrogazione. Quindi io invito, e lo ripeto davanti alla Presidente Fantino, di veramente di metterci intorno a un tavolo e di trovare delle situazioni, visto che il problema che noi abbiamo sul settimo municipio, a quanto pare voi non lo riuscite a risolvere neanche nei confronti dell'amministrazione che è dalla vostra stessa parte politica. Grazie. Grazie a lei, Presidente, per favore. Grazie Presidente. Allora, intanto faccio una premessa. Io non credo che le associazioni o le realtà che, alle quali insomma era stato dato provvisoriamente il centro di via Polia abbiano creato problemi al quartiere. Io penso che qualsiasi quadrante, qualsiasi quartiere del municipio, se avesse spazi dove le associazioni, i comitati possano svolgere insomma delle proprie attività, non potrebbe che essere un fatto positivo per tutti quanti. E credo che questo stava nelle intenzioni del Presidente quando nella passata consigliatura ha affidato questo spazio, in attesa che le procedure, che sì qua riguardavano una delle tante questioni, ce ne sono tante a Roma e ce ne sono probabilmente tante anche nel nostro municipio, che hanno questa sorta di come possiamo chiamarla, un misto fra regolamenti, burocrazia e probabilmente anche non volontà di risolvere, e parlo del fatto che questa struttura al momento non è stata acquisita al patrimonio comunale, anche se sta nelle cose che dovrà essere acquisita al patrimonio comunale, perché questa era la sua destinazione in origine, per procedure che sono saltate per ragioni varie, compresa la commissione collaudo che per credo un anno e mezzo, due anni, adesso non ricordo, non ha funzionato perché uno dei membri è deceduto. Allora, queste cose succedono disgraziatamente, e dopo diverse sollecitazioni ho ottenuto una prima lettera, perché se no nemmeno questo c'era, in cui si dice che la struttura è incollaudabile. Ora, siccome questa cosa sembra e suona strana, ho chiesto al Dipartimento di procedere alle prescrizioni per far sì che la struttura possa essere collaudabile. Tradotto significa: si fanno le verifiche necessarie fra il progetto iniziale, il progetto realizzato, quello che manca e quello che non manca, in modo tale da poter sanare nell'immediato ciò che può essere sanato, e fatto un bando dato ai cittadini, alle associazioni, ai comitati, e poi sul resto procedere secondo insomma quello che si necessiterà di fare. Questo è il lavoro che sto facendo, non è un lavoro che si risolve con la volontà, perché bisogna insistere, bisogna entrare nel merito, bisogna in qualche modo creare anche delle situazioni con i dipartimenti, perché non è nulla scontato. Questo non è mai stato così da quando io mi ricordo, soprattutto quando si va ad affrontare temi di questo genere, cioè per esempio a Via Albalonga nell'ex nono municipio noi abbiamo avuto un problema simile, perché il PUP, che era stato sì cassato dal piano urbano parcheggi, poi in realtà fallita la società che doveva realizzare il PUP, si creò questa situazione in cui non si poteva entrare perché ormai c'era il curatore fallimentare, dunque quell'area non era né del comune di Roma né del municipio e nemmeno della società che aveva aperto il cantiere. Allora, questo tipo di situazioni normalmente creano dei forti disagi alla cittadinanza, ma soprattutto delle zone franche in cui l'amministrazione stessa si trova in difficoltà ad intervenire, e su questo si sta lavorando.
parallelamente alla domanda che lei poneva, ci sono state delle verifiche fatte sia dal gruppo di polizia municipale e anche dai carabinieri, nessuno ha trovato nessuno che stesse facendo attività associativa o ricreativa o comunque di altro genere, se non delle persone che questa è stato ciò che mi è stato riferito, delle persone che stavano tinteggiando o facendo degli interventi che sono quelli previsti e che fino a quando non saranno conclusi, dopodiché verrà mandato da parte dell'associazione ai vigili del fuoco il progetto in modo che ci possa pervenire il nulla osta per poi procedere alla assegnazione sempre provvisoria dell'ala che può essere utilizzata in attesa che tutta la procedura venga chiusa e poi si possa procedere col bando come dicevo prima. Per cui le verifiche sono state fatte, la situazione è la stessa per il semplice fatto che ancora i lavori non sono finiti. Quando finiranno i vigili del fuoco dovranno dare il nulla osta e si procederà. Grazie. Consigliere Cercuoni. Nessuna novità dal fronte, come direbbe qualcuno. Mi dispiace perché significa che continuerò a riproporre le interrogazioni, a chiedere come quello che succederà. Spero che nel momento in cui sarà pronta l'ala di cui parlava poco fa e quindi per la nuova assegnazione temporanea almeno ne sapremo qualcosa o nelle commissioni o verremo avvisati. Io prima forse ci siamo spiegati male, nel senso che il problema non è che le associazioni che sono all'interno hanno creato disagio al quartiere, il problema è che la burocrazia e la politica ha creato disagio al quartiere. Ora ovviamente si tratta di assegnazioni non fatte da questa giunta, fatte precedentemente, ma come ho detto, come intendo ripetere, il problema è l'abbiamo ripreso noi e oggi dobbiamo, non so che stanno spennando qualcuno probabilmente di fuori, non so che succede, staranno spennando un po' tra polli, galline, insomma un po' un macello qui. Comunque al di là di questo ci teniamo questo centro civico per il momento così. Sono contenta che lei ha nominato il PUP, perché l'assessore poi magari ci spiegherà quello che è successo il 9 luglio quando c'è stata finalmente la soluzione della famosa controversia del PUP di Giulia Agricola, credo. Ma io ho parlato di allora. Lo so, però mi collegavo così, era un po' un allaccio estemporaneo. Grazie mille. Grazie a lei. Allora, interrogazione numero 28, consigliere Cercuoni, tocca sempre a lei. A me dispiace che tocca sempre a me, grazie a tutti i consiglieri. Scusate, prego consigliera. Allora, l'interrogazione sul degrado di Piazzale Epponio, io non so a quanti consiglieri interessa, però a molti cittadini interessa. Piazzale Epponio, per chi non lo sapesse, ovviamente il presidente lo sa perché è del nono municipio, è l'area direttamente adiacente al cantiere della metropolitana, della metro C, via Illiria subito dopo. Il problema qual è? È ovviamente un degrado eccessivo in quell'area, eccessivo non perché si tratta di qualche cartaccia per terra o si tratta di qualche erba non, un po' di prato non tagliata, eccessivo perché si tratta di persone che dormono, di materassi che vengono lasciati lì, di situazioni in cui le persone si tolgono i pantaloni e fanno le loro feci e i loro bisogni davanti a tutti in mezzo a questa piazza, una situazione di degrado che si verifica tra l'altro accanto ad una scuola materna e che si verifica in pieno centro, quasi a ridosso delle mura. Ora io mi chiedo, al di là dell'illuminazione che devo dire non manca completamente, perché l'illuminazione effettivamente c'è, anche se in molti casi proprio il cantiere ha favorito delle situazioni di pericolo, in quanto sono state borseggiate delle persone proprio perché il cantiere ha creato una strettoia che passando da Piazza Lipponio li conduce praticamente alla SMA che si trova subito su via della Ferratella e Laterano e che quindi ha creato una situazione di disagio e anche di paura verso tutti gli abitanti del quartiere. Io mi chiedevo come potevamo in qualche modo risolvere questa situazione di degrado, anche perché facendoci passare una volante, chiedendo magari ad una ditta di ripulire, perché oggi come oggi c'è molta sporcizia. Ed è purtroppo, io questo lo devo dire, noi spesso ci arrabbiamo con l'amministrazione, è correttissimo, con la burocrazia è correttissimo, con AMA è correttissimo perché secondo me non si sta lavorando bene, ma anche noi cittadini spesso
purtroppo diamo il nostro contributo, perché io quando torno a casa la sera trovo immondizie, cassonetti vuoti e immondizia buttata fuori dai cassonetti, trovo televisori buttati, sedie, e questo purtroppo lo dobbiamo dire, siamo anche noi che spesso non ci curiamo di quello che è il nostro territorio. Ovviamente facciamo bene a lamentarci, perché Ama non sta facendo niente e molte volte veniamo lasciati a noi stessi, però insomma a volte dovremmo fare anche un mea culpa. Per quanto riguarda il degrado di Piazzale Ponio, è una situazione che allarma molti cittadini, a maggior ragione per la presenza insomma di bambini. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cercone. Invece dell'assessore risponde la Presidente. No, voglio dire una cosa che riguarda quello che ho detto. Prego. No, volevo dire che la parte che nella lettera che ho letto, chissà è sfuggito, via Illiria, è quella che porta verso la zona che non è coperta, diciamo così, o che ci sono dei problemi da parte dell'AMA. Aggiungo un altro dato, che prima ancora che nascesse il cantiere della Metro C, quando fu fatto l'asilo, insomma la scuola sopra diciamo praticamente il parcheggio, perché c'è un Publi, e già quella zona, già quel piccolo quadrante era stato diciamo interessato da tutta una serie di situazioni abbastanza borderline. È evidente che oggi con il cantiere è una situazione ancora oggettivamente peggiorata, e io do questa informazione. Noi abbiamo chiesto volanti e passaggi e presidi, c'è 5.000 firme raccolte a Morena per chiedere anche un presidio che manca, e al momento la mancanza di risorse sia della Polizia di Stato, sia dei Carabinieri, sia del gruppo di Polizia Municipale sembrerebbe portarci alla constatazione di una assenza di presidio sul territorio piuttosto significativo. Lo dico perché così sappiamo che non ci sono solo alcuni posti del municipio, purtroppo ce ne sono diversi. Grazie. Assessore Norcia. Signor Presidente, consigliera Cercone, no, la rappresentazione della situazione nell'ambito territoriale di Piazzale Imponio che lei ha dato è una rappresentazione veritiera. Ne avevamo già parlato in consiglio, credo nella seduta di novembre, dove gli stessi fenomeni, no, si erano verificati, e sia con NAE sia con l'AMA, con l'intervento della Polizia Municipale, eravamo riusciti a come dire, dare un più decoro a quell'ambito. La situazione del cantiere, lei l'ha rappresentato credo in maniera compiuta, che insiste su quell'area, come dire, facilita purtroppo alcune situazioni. Concentrazione senza fissa dimora che, nonostante il monitoraggio continuo, così come le note della Polizia Locale, gruppo Settimo Appio, dimostrano rispetto a questo servizio che è costantemente richiesto dalla Presidente ma anche dal sottoscritto, costantemente si verificano. Io credo che c'è stato recentemente, io non sono riuscito a passarci, un intervento di bonifica alla fine di giugno, almeno questa è stata la comunicazione da parte degli uffici scritta, e io quello che chiedo anche ai consiglieri è in costante, come lo fanno, ma diciamo con ancora più puntualità se è possibile, una collaborazione affinché con gli uffici competenti, con la Polizia Locale, con l'AMA, col Servizio dei Giardini, cerchiamo di segnalare quelle situazioni per poter intervenire. Chiaro che queste difficoltà che la città vive oggi è stata rappresentata in più campi, è difficile da mettere a regime una manutenzione, un servizio costantemente su tutto il territorio. Grazie. Consigliere Cercone. Io capisco benissimo le difficoltà, ma devo dirvi che quel quadrante è veramente martoriato. Piazzale Ponio, Metro C, Piazzale Metronia, c'è un continuo.
Io abito in quel quadrante e mi rendo conto che la vita è effettivamente invivibile. Poi però per esempio ci ritroviamo 15 cassonetti tutti su Via Gaglia, ovviamente tutti davanti alle vetrine dei negozi con i commercianti che già con la crisi sono in grande difficoltà, a maggior ragione mettiamo i cassonetti davanti invece di piazzarli in punti strategici, per esempio dove non sono i negozi, e ovviamente poi siamo costretti a chiamare l'AMA, chiamare i vigili. Io ci passo tutti i giorni davanti a Piazza Lipponio, non mi sembra che l'aria sia stata bonificata, o almeno forse probabilmente abbiamo un'idea di bonifica diversa. A me l'erba sembra sempre quella, la sporcizia sempre quella, e le persone che bivaccano sono sempre le stesse. Quindi mi dispiace dirlo, probabilmente non ho controllato il materasso, perché di solito è infilato dietro, non ci sono andata per mia colpa, però credo che anche quello sia stato lasciato lì, quindi non so, magari una segnalazione in più o un controllo in più. Grazie mille. Grazie a lei. Allora, interrogazione numero 29. Sempre consigliere Cercuoni. Sempre io. Mi dispiace, però le ho consegnate tutte insieme. No, sono venute. Allora, è del tutto legittimo? L'edificio, io ho fatto un'interrogazione sull'edificio destinato al progetto sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Il presidente probabilmente mi risponderà che non è diretta competenza nostra. Ah, l'assessore, salve. Purtroppo però siamo noi che l'accogliamo su questo municipio, un municipio dove già la situazione di difficoltà per l'emergenza abitativa è molto alta. Allora io ho chiesto, ovviamente non è una critica che viene fatta, perché sennò ovviamente dovrei rivolgere più in alto la mia critica al sindaco Marino, che oggi si permette di accogliere tutti quanti senza prima pensare a chi effettivamente ha esigenza su questo territorio e su tutti gli altri territori, perché non è successo solo in questo. Mi sono permessa di interrogare il presidente e l'assessore competente sia sull'eventuale costo per il municipio di questa accoglienza, perché ricordiamoci che i costi non sono solo i costi vivi, i costi diretti, quindi per il posto letto, ma sono anche i costi indiretti. Costi indiretti intendo polizia, intendo pulizia, significa che l'AMA ogni volta che si occupa di qualcosa è un costo indiretto, perché noi non lo calcoliamo subito, ma lo calcoliamo ovviamente nel costo totale, nel giro del pullman, del camion che facciamo fare per esempio AMA. Mi sono anche, ho chiesto, ovviamente ho interrogato circa il sistema di controllo che il municipio intende garantire per tutelare i propri cittadini, non perché questo sia crei così tanto disagio, me lo sono domandato semplicemente perché il nostro municipio e soprattutto determinate zone del nostro municipio già sono hanno delle situazioni di emergenza abitativa molto a rischio, e inserendo delle persone che vengono da una condizione particolare all'interno di un municipio e di magari di alcuni quadranti soggetti già a queste situazioni potrebbe veramente creare grandi disagi, non solo alla popolazione ma anche alle forze dell'ordine, che tutti i giorni si trovano a dover sistemare delle situazioni insomma di un certo tipo. Grazie. Assessore De Lillo. Allora, come lei ha detto, non è assolutamente una competenza né municipale né dipartimentale. Gli SPRAR sono gestiti direttamente dal Ministero dell'Interno, sovvenzionati direttamente dal Ministero dell'Interno tramite un bando in cui vengono presentati dei progetti e si scelgono delle associazioni, dei luoghi, ripeto, che non vengono assolutamente né accollati né economicamente né a livello di organizzazione alla parte municipale e dipartimentale. Come in questo caso, addirittura qui noi sul nostro territorio ne abbiamo due di SPRAR, uno qua e uno come lei ha citato a via Pianuova, l'altro a via del Mandrione. E non ricadono su di noi in alcuna maniera. In più, per quanto riguarda la sicurezza, gli SPRAR sono, intanto per un accordo che ha fatto il Comune, questo tipo di SPRAR che abbiamo attualmente sono tutti SPRAR di seconda accoglienza, quindi riguardano persone che hanno già il riconoscimento di rifugiati politici, quindi sono persone che già sono presenti sui territori, che già vivono insieme a noi da parecchio tempo e che sono accolti per percorsi di orientamento di altro genere. Per quanto riguarda la sicurezza, all'interno degli SPRAR ci sono delle regole molto ferree da seguire. Sinceramente, mi permetta la nota, non credo che la sicurezza riguardi le 20 persone di via Appia, che sono ben controllate,
credo che ci siano molti più cittadini del territorio da controllare che non i 20 uomini soli che sono accolti allo SPRAR di Via Appia Nuova. Consigliera? Allora forse sarebbe il caso di controllare un po' tutti, visto che spesso non lo facciamo. Sì, gli italiani sicuramente di più, sì, ma come la vedo io in questo momento. Professore, lei la sta ponendo su un piano che non, su cui non c'entra nulla, nel senso che lei adesso ha fatto notare ci sono più cittadini del nostro territorio da controllare che non. Io sono d'accordissimo, perché prima ho fatto un mea culpa rispetto a tutti, ma questo non significa che chi dall'alto vuole può arrivare su questo municipio, inserire delle persone che lei ha benissimo spiegato, perché noi non sapevamo. Non sapevamo per esempio fosse. Scusami, volevo precisare che queste due location sono storicamente sul territorio e sono già 4 anni che svolgono questo tipo di incarico per il Ministero dell'Interno, non è una cosa arrivata all'improvviso. No, quindi le 20 persone che sono state diciamo inserite sono delle 20 persone ulteriori rispetto a già chi è inserito in questi progetti e che già vive diciamo sia su Via Appia. No, ci sono delle rotazioni, okay. Questo progetto è stato autorizzato a gennaio e partito da qualche mese. Perfetto, comunque in virtù di quello che diciamo controlliamo sia gli italiani che chi ci mandano da fuori. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cercone, interrogazione numero 30. Giusto, sempre consigliere Cercone, prego. Teatro Villa Lanzaroni, se non sbaglio. Quanto mi piacciono queste interrogazioni, anche perché il prossimo consiglio ne avrò altre. Quindi, per quanto riguarda il teatro di Villa Lanzaroni, io alzo le mani e chiedo semplicemente che cosa abbiamo fatto, che cosa si sta facendo, quando lo apriamo, come intendiamo aprirlo, a chi lo vogliamo dare, anche perché in virtù del fatto che noi oggi come cultura, non ricordo ma credo che a bilancio sia zero se non sbaglio, avere degli spazi in cui le associazioni possano in qualche modo dare il loro contributo gratuitamente, e questo mi riallaccio anche alla situazione di Via Polia, Via Mantea, perché il problema non è chi ci lavora dentro, chi ci sta, il problema è un problema di spazi, perché oggi come oggi moltissime associazioni e organizzazioni non chiedono né soldi né vogliono farsi finanziare i progetti, chiedono spazi anche e soprattutto per dare il loro contributo gratuitamente al territorio. Io credo che il teatro di Villa Lanzaroni, adesso tra Piazzale e Villa, mi sto confondendo, il teatro di Villa Lanzaroni sia una risorsa fondamentale, visto che sono molti anni che va avanti anche questa faccenda, dal 2007 se non sbaglio, ma magari l'assessore, il presidente mi correggerà, e sono stati prima stanziati dei fondi, poi sono stati ritirati, io mi sono andata a informare presso l'ufficio. Questo è quello che mi è stato detto, sono andata a informarmi presso l'ufficio, mi è stato detto che c'era una variante per la quale bisognava mettersi d'accordo con la regione. Io voglio sapere, per questo, queste sono le informazioni che io sono riuscita ad acquisire presso gli uffici, anche perché il nono municipio, lo dovreste sapere, è molto difficile l'accesso agli atti per noi consiglieri. Quindi io l'interrogazione è rivolta a comprendere in che stato e a che punto sono i lavori e quando il teatro di Villa Lanzaroni intende riaprire al pubblico, eventualmente affidandolo ad organizzazioni, come si intende affidarlo. Grazie. Grazie. Assessore Morcia, prego. Allora, consigliere Cerconi, io non è che voglio spargere ottimismo, però il completamento delle opere per pieno utilizzo del teatro di Villa Lanzaroni erano ferme, lei l'ha detto, per un'autorizzazione del Genio che attraverso la Regione doveva essere redatta. Questa autorizzazione è stato emesso questo parere favorevole il 14 maggio scorso, per cui con gli uffici le sollecitazioni sono state ancora più accentuate in questi ultimi mesi, 2 mesi, perché questa autorizzazione venga formalizzata in modo da poter alla ragioneria sbloccati 51.000 euro che servono per il completamento dell'allestimento funzionale architettonico degli impianti e dei servizi del mercato. Io credo, del teatro. Io credo che appena questi fondi saranno realmente disponibili con gli uffici, magari pure in commissione, ragioneremo sulla tempistica per il pieno utilizzo.
Grazie. Consigliere Cerqueni. La ringrazio, come diciamo a Roma, mai una gioia, perché qua non si vede proprio la luce in fondo al tunnel. Comunque, assessore, si vede la luce intorno al tunnel? Mi ha detto... ...della regione che attendevamo da un anno e mezzo, arrivata, per cui adesso andiamo, adesso a settembre io faccio l'interrogazione e il teatro lo apriremo magicamente. Ha avuto la formalizzazione. Oh, perfetto, allora ci rivedremo a settembre, assessore. Grazie. Allora, interrogazione numero 31, sempre consigliera Cerqueni, prego. Eh sì, consigliera Cerqueni, Giuliano La Notte Matronola. Riguardante il commercio a posto fisso e a rotazione via Tuscolani. Eccomi qui. Allora, sì, è la numero 31. L'interrogazione riguarda in particolar modo il commercio a posto fisso e a rotazione su via Tuscolana. Io abbiamo lavorato bene molto in commissione commercio riguardo soprattutto via Tuscolana, e il motivo è semplice, perché la situazione è una situazione di degrado che in un momento del genere crea molto attrito tra i commercianti che si trovano appunto con i posti a rotazione e coloro che hanno effettivamente negozi su via Tuscolana. In realtà la mia interrogazione è motivata da una semplice constatazione, il fatto che a seguito dell'atto che abbiamo presentato in consiglio e che in consiglio è stata approvata all'unanimità, noi effettivamente non abbiamo riscontrato nessuna novità, la situazione è sempre la stessa, non abbiamo avuto nuove comunicazioni in commissione commercio riguardo la situazione, e quindi l'interrogazione è semplicemente, innanzitutto, cosa sta facendo il municipio per tutelare i commercianti, se effettivamente si è aperto un dialogo come era stato prospettato nell'atto che abbiamo votato in consiglio con le istituzioni competenti, e per istituzioni competenti intendo direttamente il Dipartimento, perché se non vado errato, assessore, noi sappiamo che la maggior parte dei posti fissi e a rotazione su via Tuscolana dipendono dal Dipartimento, se non erro solamente 3 sono di nostra competenza, ma stando sul nostro territorio noi non possiamo chiudere gli occhi e far finta che non esistano, e quindi un'interlocuzione con il Dipartimento è necessaria, e soprattutto avevamo prospettato nell'atto l'eventualità di segnaletica dei banchi, proprio per delimitare la grandezza dei banchi, che spesso, purtroppo questo lo dobbiamo dire, sia in larghezza che in lunghezza che in altezza, visto che ci sono appendi abiti, luci, c'è di tutto e di più insomma su questi posti a rotazione, cosa che era stata appunto prevista nell'atto che avevamo votato, se non erro anche all'unanimità qui in consiglio. Vorrei sapere se sono state intraprese delle azioni, perché voi capite bene che se noi in atto in consiglio continuiamo a votare degli atti e questi atti non servono a nulla, il nostro lavoro non conta niente, non solo non conta niente, sembriamo anche un po' dei buffoni, cioè facciamo gli atti ma poi non ci sono quelli conseguenziali. Grazie. Presidente, consiglieri, dunque su questo tema, io in particolare nella interrogazione ho visto che ci si sofferma anche sulla realizzazione di una segnaletica orizzontale che delimiti i contorni, i confini del banco, ovviamente in lunghezza e in larghezza, perché la segnaletica orizzontale quello può delimitare. Su questo si era iniziato, per la verità, nella parte finale della precedente consigliatura, un lavoro per la realizzazione di questa segnaletica orizzontale. Il lavoro non è proseguito per un intreccio di competenze che vedono solo in minima parte presente l'ente municipale, e vedono competenze che ovviamente vanno a riguardare il Dipartimento delle Attività Produttive, quindi l'ex 8° Dipartimento, per una situazione che abbiamo così, io almeno personalmente, ho più volte definito ormai anacronistica, e che vede la presenza sullo stesso marciapiede di tipologie di commercio di fatto assolutamente uguali l'una all'altra, ma un banco a fianco all'altro dipende uno dal municipio e un altro dal Dipartimento, perché si tratta delle soste che hanno quel tipo di competenza. E l'altra competenza per la quale si è fermato quel lavoro è quella del Dipartimento della Mobilità, perché
soprattutto per l'arteria che veniva adesso richiamata dalla consigliera Cerconi per la Tuscolana, c'è una competenza dipartimentale trattandosi di grande viabilità. L'intreccio di queste competenze ha determinato di fatto lo stop di quell'iniziativa che era iniziata con questa segnaletica orizzontale. Devo dire che con l'avvio di questa nuova consigliatura la Commissione Commercio e il Dipartimento, quindi parlo della Commissione Commercio di Roma Capitale ovviamente, ha dato l'avvio ad una rivisitazione del regolamento sulla disciplina del commercio su area pubblica. Noi abbiamo peraltro preso parte ad alcune di queste riunioni per la revisione di questa disciplina del commercio su area pubblica e ho preso parte io come assessore, il presidente della commissione commercio e anche gli uffici nostri del commercio hanno preso parte a queste riunioni. Abbiamo avanzato delle proposte, tra le proposte che abbiamo avanzato c'è anche quella della delimitazione con segnaletica orizzontale, che questo credo sia chiaro al consigliere che ha fatto l'interrogazione, ma anche a tutti gli altri, agevolerebbe di molto la fase di controllo e io aggiungo di un controllo non soltanto di polizia municipale, ma un controllo anche del cittadino, un controllo civico, che poi ovviamente potrebbe, ecco, come dire, in qualche modo aiutare, agevolare anche l'altro controllo da parte della polizia municipale, la eventuale sanzione da applicare a chi dovesse andare fuori dal consentito. Qual è oggi il problema? Se arriva la nuova regolamentazione, questa sarebbe la soluzione ottimale per tutti, perché sarebbe una regolamentazione di livello comunale, sarebbe un tipo di regolamentazione omogenea su tutto il territorio di Roma Capitale e non fatto in un municipio in un modo, in un altro municipio in altro modo, e quindi questa sarebbe la soluzione ottimale per agevolare la fase di controllo. E l'interrogazione e il ragionamento che stiamo facendo adesso insieme sicuramente servirà per fare in modo, questo lo sto già facendo, di verificare i tempi di questa nuova regolamentazione del commercio su area pubblica, perché se i tempi sono brevi per questa nuova regolamentazione, ovviamente, ripeto, la soluzione ottimale è quella di una regolamentazione omogenea su tutta Roma. Diversamente, qualora i tempi si prolungassero oltre misura, credo che sarà opportuno procedere in modo autonomo a fare una segnaletica orizzontale per delimitare queste postazioni di commercio su area pubblica. Consigliere Cerconi. E io che devo dire? Tanto il problema non si è risolto. Qua stiamo, qua rimaniamo. E aspettiamo anche con lei, mi dispiace dirlo, non la voglio bocciare, però insomma rimandata a settembre, nel senso che io a settembre le ripropongo tutte, quindi a settembre il primo consiglio ce ne avete almeno una ventina, preparatevi perché io qua sto e qua rimango. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cerconi. Allora, interrogazione numero 32, consigliere Matronova? Sì. Allora, la 32 e la 34 mi sembra che riguardano sostanzialmente lo stesso argomento, quindi può fare un'unica presentazione così l'assessore risponde. Quale assessore? Assessore Morgia. Assessore Morgia. No. Consigliere Matronova, sono le 6, sono 18, vai, prego. Assessore, scusi, i consiglieri sono votati, l'assessore è nominato, consigliere dei poteri. Eh sì, ma a diventarci, non è facile. Io due su due, 100%. Quanto? Due su due. In questi tempi il 2 è numero imperfetto. Vabbè, torniamo a noi, signor Presidente, visto che la Fantino se n'è andata perché giusto c'ha da fare. Largo Spartaco, ci abbiamo una grande siepe lunga con impianto di innaffiamento che versa in una situazione, si attenta al trabocchetto assessore, versa in una situazione di degrado assoluto. Mi chiedo come mai non si interviene, di chi è la competenza e perché se fa parte della piazza, del decoro della piazza, viene lasciata in uno stato di completo abbandono.
e poi perché viene disattivato l'impianto di innaffiamento, che basterebbero poche centinaia di euro per ripristinarlo, e non si interviene, si preferisce far seccare più di 100 piante di alloro che il sottoscritto sotto la giunta Alemanno ha fatto sostituire, e io lo dico sempre con orgoglio, perché per la stessa motivazione il Lauro Cerasus che era stato messo prima si era totalmente seccato perché non funzionava l'irrigazione. Dopodiché ho fatto riparare l'irrigazione, ho fatto sostituire più di 100 piante di alloro, e il consigliere Stellitano dice che è stato lui, ma lui ha tolto l'erba. Quindi, però quella piazza fa parte del decoro, quella siepe fa parte del decoro urbano, Largo Spartaco, del decoro urbano, è uno. Numero due, sempre parliamo di decoro, in via del Quadraro ci sono delle belle aiuole, belle pure sotto gli alberi, parte da largo da Viale Spartaco fino ad arrivare a Viale Monia, bei giardini fatti con prato inglese, con quello a tappeto, è una cosa meravigliosa tutto quanto, però caso strano questo impianto da circa tre anni forse è disattivato. La motivazione che mi dicono gli uffici è una: la centralina è stata messa a 3 metri sottoterra. 3 metri. Quando piove si allaga. Si allaga? Che senso? Si allaga. No, aga. Si allaga. Allora, fa carina questa. Non infierire, perché dopo c'è sta la replica. Allora io dirò, si può mettere una centralina a circa 3 metri di profondità, in prossimità di una fogna, neanche di una fogna, di una botola per l'Enel o per la CEA, e si allaga e si fulmina. Allora, se fulmina, è la che significa, se fulmina, basta, non si cambia più, non ci sono i soldi, l'impianto da Viale Spartaco fino a Viale Monia totalmente disattivato, incuria massima, se la siepe, l'erba tutta secca, tutta abbandonata, tutto quanto. Questo perché? Perché qualcuno ha sbagliato e non ha pagato. Perché qui, se continuiamo a dire qualcuno sbaglia e non paga, la situazione continua a degenerare, perché è impossibile avere 2 irrigazioni fatte con per il decoro delle piazze e delle strade, 2 irrigazioni tutte e 2 disattivate, e nessuno interviene, caro signor Presidente. Mo deve rispondere, perché mo mi annoto la risposta, perché dopo ritorno alla carica, rigiro l'interrogazione, dopo dico dall'alberi, parto dall'alberi e ritorno sulla siepe. Assessore Morgia. Prego. Assessore Morgia. Allora, a 3 minuti per rispondere. Il consigliere Matronola può fare ciò che crede nella sua funzione di consigliere. E diciamo, che anche il Presidente del Consiglio è stato molto indulgente con lei, visto che le interrogazioni presentate erano già state presentate per lo stesso motivo, stesso modo precedentemente. Però non ci sono problemi. No. Beh, vabbè, no, quella di San Matteo è stata una spiegazione. Queste già la sta presentate, se vuole le dico pure la data. 2 anni fa. No, no. 2 anni fa. No, no. Sì. No, no. Sì. 2013. No, no. Eh beh, io mica ho risposto a quelle del 2012, era novembre del 2013, quindi recentemente. Allora, no, attenzione, io con tutto, diciamo, la volontà che credo tutta l'amministrazione ha, il Presidente, la Giunta, di intervenire là per risolvere i problemi che ci sono, soprattutto nella gestione del verde, come sapete, che è uno dei problemi, diciamo, che più colpiscono e guardano i cittadini, anche perché il degrado poi diventa, come dire, repentino. La non irrigazione subito, no? Rende le aiuole, e diciamo quegli interventi che erano
come quello di Via del Quadraro, ma lo stesso di Largo Spartaco, interventi di riqualificazione secondo me positivi. Quello di Via del Quadraro sono interventi che risalgono al periodo 2001-2006, lei magari non c'era neanche in consiglio, però sono interventi positivi. Il tema da lei sollevato è vero, lo dicono gli uffici, non è che lo dicono a voce, lo scrivono. Il problema dell'irrigazione che è venuta meno su Via del Quadraro è perché la pompa sommersa che attiva la rete idrica va in corto, così come va in corto, ne abbiamo parlato credo pure in consiglio, nella fontana di Piazza Cavalieri del Lavoro, c'è stata una progettazione che rispetto a quel particolare ambito e situazione non è stata adeguata, o quantomeno ha mostrato dei limiti nel tempo. Il motivo per cui questa pompa non viene ripristinata? Lei l'ha detto meglio di me, la mancanza di fondi, perché per ripristinare quel tipo di ambito gli uffici fanno sapere che ci vogliono circa 15-20 mila euro per il ripristino della funzione di irrigazione. Lo scrivono, consigliere Madrona, non lo dicono. Attenzione. Però attenzione, io lo dico perché poi attualmente lei lo sa perché ha partecipato alla seduta insieme a noi, insieme a me, insieme a tutto il consiglio sul bilancio, non ci sono fondi municipali rispetto a quel tipo di interventi, è chiaro? Cioè questa è la difficoltà, anzi io faccio un appello alle forze politiche, credo che siamo diciamo nella prossima settimana, spero al massimo nelle prossime due settimane di fronte all'approvazione del bilancio comunale. Io me lo auguro, questa città ne ha bisogno, spero che ci siamo diciamo per la sua approvazione. Io rinnovo l'invito ai consiglieri e alle forze politiche, se ci sono particolari sensibilità rispetto a certi interventi che possono essere utilizzati con piccole somme da parte del Consiglio Comunale, con piccoli emendamenti, aiutiamoci, cioè rendiamo migliore il nostro territorio, io sono a disposizione per attivare gli uffici affinché questi interventi si realizzino. Attualmente le risorse del municipio, ora avete visto, è zero le risorse rispetto al verde sul municipale, è la stessa cosa, anzi lì cercherò ancora più di intensificare, lei l'ha detto attraverso il suo intervento, suo e altri consiglieri, nella scorsa consigliatura è stata ripiantumata la siepe di Largo Spartaco, quello è un intervento, ricorderà, che è stato fatto dal Dipartimento delle Periferie Città Storica, ricorderà, nella scorsa consigliatura. Sì, no, io credo. Ah, però verificheremo anche con il nuovo responsabile dell'ufficio giardini del settimo municipio se questo è stato preso in carico dal Dipartimento Ambiente e se il Dipartimento Periferie all'epoca lo passò, anzi magari ne parliamo visto che lei è intervenuto recentemente, se ci sono come dire, delle competenze specifiche su cui possiamo far leva per poter ripristinare pure quell'impianto di irrigazione, io credo che sia un lavoro di collaborazione a cui mi presto volentieri, anche per dovere. Grazie. Consigliere Matronova. Asfalto. Già il trabocchetto qual era? Non ho capito. Se mi diceva che la siepe la sera potata, io qua c'è una richiesta di intervento Largo Spartaco. La siepe è stata potata, pulita, tagliata da chi? Risponda assessore. Non lo sa. No, richiama il regolamento, presidente, non è che è un dialogo qui, Scusi, Non lo sa. Il consigliere sia calmo, lei che l'erba ne la faccio più tagliare a Largo Spartaco.
Sta presente per comunicare che in data 23 personale scrivente ha coordinato una squadra dell'Ama Decoro che ha provveduto alla sagomatura delle siepi, all'eliminazione dei secchioni degli alberi, alla pulizia e bonifica delle aiole e alla rimozione dei rifiuti vari. Non è partito dal municipio, cioè significa che voi neanche sapete la mano destra che fa con la madre sinistra, non lo sapete, purtroppo fate gli assessori, fate il presidente del municipio, fate i consiglieri, ma purtroppo senza offesa non c'avete quella scaltrezza di andare a vedere chi è che si deve occupare di una certa situazione. Io c'era Largo Spartaco, il consigliere Laddaca ci abita e ha visto che stava in una situazione. Stava in una situazione molto alta, non abiti là, però ci abita il consigliere amico tuo, Evan Filis. C'era un consigliere municipale che poi ha fatto una discreta carriera dentro il centro-sinistra perché è diventato pure consigliere regionale, che diceva quando un consigliere municipale sa il 10% di quello che succede in municipio è bravo. Vedi? Allora voglio dire, se voi passavate a Largo Spartaco, chi ci passa ha visto che era una siepe enorme, una cosa vergognosa, c'era l'immondizia che usciva fuori, però de punto in bianco è stata pulita e nessuno sa chi l'ha pulita, anche se è arrivata qua la lettera, questa lettera è arrivata qua per ringraziare, per avvisarmi, nessuno lo sa, però l'intervento per quanto riguarda l'irrigazione è soltanto di comprare un metro di tubo e 50 euro una centralina, non ci sono milioni di euro o migliaia di euro, assessore, è una stupidaggine, è una centralina così piccola, Leroy Merlin massimo 80 euro della centralina, non si può fare, non ci sono i soldi, non ci sono, però spendiamo, porca miseria, 40.000 euro per le stronzate di sotto Natale. 40.000 euro, per fare fuochi d'artificio 10.000 euro, per fare un albero cazzaro 3.500 erberi, scusate il termine, dirò il cazzaro, per fare un albero, ritorno a me, per fare un albero 3.500 euro, per fare un albero di Natale e non ci abbiamo 100 euro per riparare un albero. Ma siamo a Ferragosto, scusi. Aspetta, 1, 2. Abbiamo parlato di 15.000 euro, io voglio vedere la scheda, per riparare quell'impianto di via del Quadraro 15.000 euro. Oh, raga, ma state, c'è la registrazione in corso, con 15.000 euro io ti faccio l'irrigazione su tutto il parco degli acquedotti, e chiami i centri sociali, chiami qualcuno che lavora o fa. Ci stanno i volontari del parco, basta comprare il materiale e noi non riusciamo, assessore, io adesso le ho detto che non ci sono i soldi devono uscire fuori, perché se no io continuo perché la situazione sta diventando veramente tragica, perché non si può, dopo prendi pure il tempo tu, non si può, signor assessore, vicepresidente, lasciare nuovamente che 100 pianti ripiantate vengono nuovamente essiccate per l'incuria e la parola non è soddisfatto, abbiamo capito. Allora, quindi assessore, io vado oltre, poi ce l'ho prima l'assessore De Simone, vabbè, prossima volta. Ultima interrogazione, sempre consigliere Matrono, riguardante centro sportivo di Roma, prego. Va via assessore, pure questa, ma pure risponde, perché te pari a rete riguarda a te. Quindi potreste rispondere tutti e due, Morbanistica, il presidente. Allora, ve la descrivo in brevemente. Via del Quadraro, altezza Airone, c'è un marciapiede recintato con circa 200 metri circa, più o meno, da una rete abusiva, per me è considerata abusiva, obsoleta e abusiva. In quel quadrante abbiamo stesso degrado un chiosco abusivo, alla finita che è abusivo, perché è abusivo? No, perché non c'ha la licenza, perché occupa una superficie superiore a quanto gli permette la licenza. Ma l'hanno messo stanotte, lo sai tu chi è, amico tuo. Allora voglio dire, no? Occupa una superficie superiore a quanto prevede
la sua licenza, presidente Caccamo, è rivolta anche a lei. Non solo, questa licenza che gli è stata data e nessuno controlla o controlla e non controlla, vede questo chiosco sul ciglio del marciapiede, non si può fare, contro il codice della strada, sta sul ciglio del marciapiede e nessuno interviene, c'è un passaggio inferiore al metro, quanto prevede il codice della strada, perché questa rete gli impedisce il passaggio. Allora voglio dire, no? Occupa la superficie superiore, che c'è, danno erariale? Lo chiamiamo così? Perché se deve pagare 1000 paga 100, no? Il chiosco. C'è un degrado che non si può vedere, perché quando mette addirittura dei frigoriferi, i frigoriferi sono superiori, sono frigoriferi di circa 3 metri, enormi, quando chiude li lascia appoggiati. La rete, 200 metri di rete, ma è mai possibile avere un marciapiede occupato dalla rete e nessuno può intervenire? Perché Giuntarelli ha fatto qualche cosa? Presidente, assessore, io lo dico prima che mi risponde, Giuntarelli non c'entra niente, perché se l'atto è nullo, perché quella lettera fatta dal presidente, dal direttore Giuntarelli era priva sia del responsabile del procedimento sia dell'estensore, era come una lettera, un direttore non può scrivere una lettera dando dei... è come se sei scritta da solo, pertanto è invalidata quella lettera, però nessuno, sono 7 anni che va avanti questa storia, 7, oggi abbiamo parlato di OSP in commissione, 7 anni che viene occupato quel marciapiede da una rete abusiva, quindi deve pagare l'OSP, perché quella rete abusiva là dentro c'erano due manifesti di 8 metri quadri, 10 metri quadri, che io ho fatto rimuovere, e ci sta, l'OSP non la paga, perché è inferiore. Il chiosco, lui occupa un marciapiede e non paga l'OSP e noi stiamo a dire che non abbiamo i soldi per riparare 100 euro da una centralina. No, signori, ciao, rispondo all'assessore. C'è distribuzione dei fondi a sto punto, lo dico io. No, dalla... Prego, assessore. No. Dunque, la... Sì, sì. In questa consigliatura, consigliere Matroni, in questa consigliatura sono quasi... No, lasciamo per... Cambia diverse cose, comunque tanto il municipio, insomma, comunque per non divagare, visto l'orario, dunque la rimozione della rete non è stata fatta perché la società sportiva si appella, come veniva ricordato nella esposizione, ad una convenzione. Adesso a me non interessa fare nome, quello e quell'altro, perché le convenzioni le fanno gli uffici, in questo caso l'ha predisposta il dipartimento che si occupa di sport, perché lì c'è un centro sportivo, e quella convenzione, per il modo in cui è stata predisposta, ha creato una situazione che ha portato la società sportiva a resistere rispetto alla richiesta di lasciare libera quella. Sono convinto che si tratta di uno sbaglio, di un errore. Qui mi fermo perché non ho elementi per dire che sia stato fatto ad arte per chissà quale motivo, non sono un amante della dietrologia, però è stato fatto un errore nel fare quella convenzione, perché è stata ricompresa quell'area che non risulta affatto essere funzionale all'attività dell'impianto sportivo. Ma non solo, dico di più, negli anni è anche stata utilizzata in modo, a mio avviso, improprio, perché c'era, non il manifesto, era proprio un cartello, un pianto pubblicitario anche abbastanza, abbastanza grande. Ora il problema è che la delimitazione di quell'area è stata formalmente contestata dal municipio. Mi sono occupato personalmente di questa cosa, credo che il consigliere Matrona lo sappia questo, e è stata fatta una contestazione formale al dipartimento dello sport, che aveva la delega sullo sport, credo anche il verde pubblico in quel momento fosse tutto accorpato, la polizia municipale, la UOT competente nostra,
per chiedere che venisse sanata questa situazione, sanata, diciamo, recuperata l'area pubblica sulla quale poi si poteva fare lo spostamento di quel chiosco. E, ci sono state diverse note scritte, quindi non parliamo soltanto di chiacchiere, sono state diverse note scritte che sono state fatte e per contestare questo errore che è stato fatto. Il Dipartimento non ha ovviamente provveduto a diffidare la società perché doveva essere fatta una modifica della convenzione. Questa porta alla situazione che è stata descritta poco fa, che siccome quell'area è stata ricompresa all'interno della convenzione, per quell'area non viene pagata un'occupazione solo pubblico specifica, perché si ritiene che quell'area rientri nel canone previsto dalla convenzione per tutta l'area e per l'uso dell'impianto. Questo è il danno che è stato fatto, quindi io dico un doppio, un triplo danno fatto da quella convenzione che è stata fatta in maniera. La convenzione non ha una scadenza breve, adesso non ricordo con esattezza, ma ha una scadenza, non dico l'anno perché sicuramente sbaglierei, ma non è una scadenza a breve, parliamo di anni. Quello che dico è che dobbiamo a questo punto riaprire il contenzioso con la società sportiva che occupa impropriamente quell'area, sapendo però che quel contenzioso esiste per un errore fatto dall'amministrazione comunale, seppure non da questo municipio, seppure da altro comparto, dipartimento dell'amministrazione. La cosa che dico, l'impegno che prendo nel rispondere a questa interrogazione è di convocare un incontro, una riunione nei tempi possibili, visto il periodo che stiamo attraversando, intendo nel senso di ferie e anche di altri impegni come amministrazione municipale, però di rifare un punto con gli uffici per arrivare all'unico punto finale della situazione, cioè alla diffida a chi occupa impropriamente questo tipo di area. Grazie. Consigliere Matronova. Allora, assessore, lei sa meglio di me che questa storia va avanti al 2002, addirittura un suo consigliere del PD fece il primo attacco, la prima interrogazione, lettere e tutto quanto. Poi c'era, non so chi c'era, da Quercia, gli Aulivi, c'era tutta sta gente, non lo so. Allora, assessore, c'è un errore fondamentale, che quella fotocopia che faceva parte della convenzione non era una fotocopia idonea, se lo ricorda? Noi abbiamo studiato quel problema e sai meglio di me, caro assessore, che quella convenzione, quello non rientra assolutamente nella convenzione. Poi se c'è un assessore nostro di questo municipio che va dentro, va a sgambettare, va a correre là dentro a parlare con la società e non gli dice che lì c'è. Non sono io, no, che non è l'assessore De Simone, ma è un assessore di questo municipio che gira parecchio e non gli dice che lì c'è un illecito, che lì quella rete va rimossa, perché caro assessore, mo gli faccio la domanda diretta, lei non rimuove la lettera, la convenzione è lunga, quindi lei ci vorranno degli anni o ci vorranno dei mesi per rimuovere, per far sì che venga rimuovere, e allora rimuoviamo il chiosco, caro assessore, lo deve rimuovere, il chiosco non può stare lì, è pericoloso, se no lei becca una denuncia, io ho fatto l'interrogazione, qualcuno beccherà una denuncia forte, i vigili che non intervengono, il municipio che non interviene, quindi o togliete la rete o togliete il posto a quel chiosco, tutti e due insieme non ci possono stare, assessore. Allora chi è il più forte? È la rete? Mi dispiace, più forte il pesce grande mangia il piccolo, togliamo il chiosco, poi se quel porello sta in difficoltà gli si troverà un altro posto idoneo, ma lì non ci possono stare, lì ci passa la gente che viene dalle scuole, che viene dalla chiesa, che viene dalla, c'è un passaggio non indifferente, lo sai che c'è la messa di musulmani e roba varia, che ci passano centinaia di persone e sono costrette a attraversare la strada perché c'è un chiosco che gli impedisce, o una rete, perché si arroga il diritto di stare lì.
Perché allora, se la convenzione prevedeva questo, caro assessore, perché gli è stato tolto il comune di forza e entrate ha tolto il manifesto? Se quello non era un territorio comunale, cioè se era una proprietà che faceva parte del compendio di tutto il circolo, il comune non poteva entrare. Perché è entrato? Perché non riconosce quella convenzione, quindi è entrato e ha tolto il manifesto, il cartellone, quindi c'è qualcosa che non va. A me mi è sparita purtroppo la cartellina con tutte quelle fotocopie che c'avevo nel trasloco, non lo so che è successo, però la ritrovo, io ci metto poco a ricostruire tutto. Però assessore, io glielo sto chiedendo davanti in streaming e roba varia, la situazione lì non può andare più avanti. Non può andare, perché le dico questo a livello di sicurezza stradale, quello sta sul ciglio, non si è mai visto un chiosco sul ciglio del marciapiede. Se supponiamo, uno gira da via Selinunte, arriva uno da via del Quadraro, sbanda, prende in pieno qualcuno che sta consumando in quel chiosco, chi sarà il responsabile, caro assessore? Ha capito che ho detto? Se uno viene da via Selinunte, attraversa, uno arriva da via del Quadrato dai Ponticelli e sbanda perché lì si fermano col cocomero, mangiano e prende in pieno il chiosco o chissà sul ciglio del marciapiede a prendere il cocomero, chi sarà il responsabile, assessore? Io non credo che il PM si metta a dire ma la convenzione, il PM dice chi è responsabile, viene qua, gli mette le manette, lo porta dentro e gli dice adesso parliamo, dopo si vedrà chi è responsabile. Quindi la invito, assessore, e non sto più scherzando, prima ho scherzato con Selitano che levava l'erba, ha allevato, gli ho regalato i guanti, le dico solo questo, assessore, state molto attenti perché la cosa lì non può più starci. A me già sono stato richiamato, lì non ci può più stare, dategli un altro posto, attivatevi per la rete, a settembre devono andare via o uno o l'altro, tutti e due insieme. Grazie consigliere Matronova. Allora, non c'ha l'occupazione che rientra nella licenza che gli è rilasciata, ha un'occupazione mobile, un carretto mobile, però occupa 12 metri quadri. Va bene, consigliere Matronova, d'accordo. Allora, abbiamo finito, il consiglio è chiuso, grazie. Ok, assessore? Sono okay. Stato...